Benvenuti a tutti sul mio canale, io sono Judark e questo è un nuovo video dedicato ad Hearthstone. Al momento siamo appunto appena riusciti ad entrare sul server Europa dopo la nuova espansione su Sussurri degli Dei Antichi. Questa appunto è la schermata che mi si è presentata. Ho ottenuto già tre booster per aver logato appunto in questo periodo di promozione, non sappiamo ancora quanto durerà, quindi affrettatevi a fare il login appunto. E questa appunto è una schermata che ci dice probabilmente che qualcosa sta cambiando. Credo dobbiamo cliccare questo bottone. Le costellazioni si sono allineate, tutto è pronto finalmente. Ed è cambiato il modo di giocare. Questo è l'anno del Kraken, appunto così l'hanno voluto chiamare la Blizzard. Ok. Ci saranno aggiunti quindi questi nuovi bottoni. Standard e selvaggio. Perfetto ragazzi, questo lo sapevamo già, appunto che nella standard potremmo utilizzare soltanto gli ultimi set, mentre in quella selvaggia praticamente tutti. Proviamo a passare da selvaggio a standard. Oh, bell'effetto grafico. Ok, una missione speciale è quella di vincere due partite in standard per avere altri 5 boost. Ottimo. Ok, non ho mazzi standard, quindi tutti i miei mazzi contengono delle carte CVG o Nax. Andiamo a creare quindi un nuovo mazzo standard. Qui penso possiamo cambiare se lo vogliamo standard o meno con le radici. Ok. Prima di creare però un mazzo credo ci servano delle carte. Quindi aspettate un attimo. Oggi appunto apriremo qualche pack, apriremo appunto quelli che posso aprire con i miei gold e vedremo appunto qualche prima partita. Vediamo di andare nel negozio. Oh, ok. Compriamo 35 pack. Oh. Tutti quelli che posso comprare. Va bene così. Andiamo ad aprirli. Ok. Ci ha già dato Ktun. Dopo aver comprato il primo pack, a quanto pare. Perfetto. Insieme ai due invocatrici del mago. Ok, c'ho anche un pack di GVG che terrò lì per ricordo, diciamo così. E vediamo cosa otteniamo. L'animazione l'ho già vista di questa apertura dei pacchi, è straordinaria. E vediamo cosa contiene il primo pack di GVG. Nulla di particolare. Ok, inizio ad avere un po' di cultisti. Ho intenzione di fare un mazzo Ktun. Oh, dorata addirittura. Bellissimo. Questa carta credo verrà utilizzata. È un buon anti-aggro. Già la seconda dorata. Però questa carta però fa abbastanza schifo purtroppo. E le altre sono... Per ora non sta andando malissimo. Questa carta mi piace parecchio. Per ora vabbè, chiaramente tutte le carte sono nuove, quindi anche le comuni dobbiamo purtroppo collezionare. Quella carta lì non è granché. Vi dicevo appunto ho intenzione di realizzare un mazzo Ktun e poi di realizzare magari un mazzo più specifico se riusciamo a ottenere qualche leggendaria più particolare. Ok. Per ora non sta andando male, abbiamo ricevuto già qualche carta dorata, un paio di epiche. Ok. Già inizio a vedere le stesse comuni, probabilmente non sono tantissime. Come evoluzione sicuramente è importante, voglio farci un mazzo appunto sicuramente basato sull'evoluzione.
sembra essere un mazzo molto forte. Chiaramente ho iniziato già a vedere gli stream americani prima di poter accedere all'Europa, perché ci hanno ovviamente ritardato di 5 ore, come sapete benissimo. Un'altra epica. Il sangue dell'antico, no. Non credo che la carta sia molto forte. Anche se potrebbe far nascere qualche mazzo divertente, ma un'altra epica. Quella carta è un po' strana, devo dirvi. Devo ancora inquadrarla bene, diciamo, per capire se posso, diciamo, trovare un suo spazio all'interno del meta. Niente di che. Questa carta qui però ci servirebbe se vogliamo fare un mazzo C'thun, che chiaramente stavo puntando a farlo nel druido. Carino Nezhoth, ma la prova di Nezhoth, ma non molto utile. Il tessitore d'ambra Glax invece sì, ci piace. Vediamo di ottenere almeno una leggendaria però su quasi 40 pack dovremmo tenere un paio di leggendarie come regola, diciamo, stando nella media. Ma abbiamo perso già la prima metà. E non c'è nulla. Leggendari, dove siete? La cosa del profondo mi piace. Bella carta. Dai. Un po' di fortuna. Nulla da fare. Nulla da fare. Dobbiamo fare la tecnica che fa qualcuno di cambiare lo sfondo. Mettiamo un altro bel back così da portarci fortuna. Direi che questo sembrava fortunato. Vediamo che succede. Doppia rara. Ma nulla di esorbitante per ora. Dai, epica. Ok, beh, la carta un po' me è quella. Ok, stiamo ottenendo un po' tutti i cultisti. Sicuramente potremmo fare un mazzo C'thun, dato che C'thun ce l'hanno regalato fortunatamente. Ma oh, ok, questo di qui è molto buono come cultista. Ragazzi, era la dorata, sì, ok, bella, ma vogliamo qualche leggendaria? Niente di che. 12 pack ancora. Ok, ne avremo forse altri 10 dopo aver completato le missioni standard. Però una carta proibita, questa del druido, insomma. Una leggendaria finalmente, finalmente. Vediamo cosa c'è. Vediamo cos'è. Nezhoth! Bellissimo! Prima leggendaria, un dio antico. Ottimo, ottimo, ottimo. Mi piace. Altri 10 pack. Speriamo ci sia qualcos'altro. Nulla di che. Dai, facciamo un po' di polvere. Dobbiamo riscaldare il pacchetto.
Niente. Questa carta la vedo sicuramente utilizzata, quindi mi piace averla dorata, perché no? Un'epica, una rara. Il verme della sabbia. Sicuramente potremmo farci un mazzo per divertirci, ma per ora punterei a fare un mazzo Nezzot a questo punto. Un'altra epica. Ok, questo è già il secondo di questo. Iniziano ad esserci un bel po' di doppioni già. Aprendo solo 40 pack. Tra le comuni, ovviamente. Un altro di questi. Dai, due pack. Vediamo, vediamo, vediamo. Niente. Questa qui proprio non si può vedere. E l'ultimo pack chiaramente prima di completare le missioni. Vediamo. Niente. Va bene, abbiamo avuto una leggendaria. Sta laggando. Ok, va bene. Ok, a questo punto andiamo a vedere la nostra collezione. Ho comunque un po' di polvere, volendo potrei creare qualche altra leggendaria, ma non lo farò chiaramente fino a che non capisco appunto il meta, come qual è la direzione. Vediamo un po' le carte che abbiamo ottenuto. Abbiamo ottenuto, allora, ok, adesso hanno aggiunto quindi tutte le carte. E ok, questa è la modalità di composizione wild, suppongo questa sia quella standard. Perfetto, bellissimo. Andiamo a vedere sugli idee antichi cosa abbiamo ottenuto. Ok, cosa ci manca. Ho velocizzato un po' il video, diciamo, giusto per farvi vedere un po' tutto quello che abbiamo ottenuto, e sto evidenziando anche cosa ci manca, diciamo, di abbastanza importante. Diciamo, non tantissime carte, diciamo, comunque qualche carta di alta rarità. In particolare, però, ci manca anche qualche rara e addirittura una comune nello sciamano, come vedrete fra poco, diciamo, abbastanza importanti. E anche qualche cultista, purtroppo. Un sacco dell'antico, uno solo, non possiamo neppure creare un mazzo. Fino a che non ne abbiamo due, è abbastanza ridicola come epica. E poi abbiamo una Zotre. Leggiamo qui che dice: non è riuscito a togliersi dalla testa il motivetto in fondo al mar. Motivetto, suppongo, della sirenetta. Vabbè, molto forte come carta. Vabbè, Ktun. Ok, le gold. Abbiamo avuto un bel po' di carte dorate, devo dirvi. Oh, ok, questa qui vincolata. Ah, ok, quindi queste sono carte ricompensa praticamente, quindi non possiamo proprio ottenerle nelle buste. Buono a sapersi. E abbiamo il nostro Ktun. E a questo punto possiamo fare un bel mazzo Ktun standard. Ok, chiaramente proviamo a farlo druido, anche se guerriero forse. Potrebbe essere ugualmente forte da quello che ho visto. Abbiamo già un mazzo bello e fatto. Ci manca anche la leggendaria, questa è molto forte nei mazzi Cthulhu. E ci manca pure un tessitore d'ambra. Non fa nulla, partiamo comunque da questa ricetta qui. Ok, sicuramente vogliamo le innervazioni, le radici venti non so ancora, crescita rigogliosa sicuramente. Non mi piace granché, questo qui non mi piace granché. Però non avendo un secondo discepolo di Cthulhu, che è molto molto forte adesso che non c'è il Segadron pilotato, metteremo questo qui, perché no.
torrisana ci può stare anche. Potrei metterci però qualche altro servitore grande, dato che di fatto dovrebbe essere un Ram. E Bran, ok, la sinergia con Bran, con C'thun è sicuramente buona. Mazzo accettabile. Ho finalmente un mazzo standard, l'ha messo sopra tutto, ok. Andiamo a vedere com'è la modalità standard. Una partita selvaggia. Preparati, vedrai di sicuro molte vecchie carte. Ok, quindi questo è il rank, quindi è stato diviso tra selvaggio e non. Andiamo a vedere rank 12. Nella standard appena diciamo aggiornato, abbiamo solo aperto qualche pack, come sembra, com'è. Ovviamente il Drake Tracker non funzionerà molto bene. Non l'ho impostato, quindi Devo proteggere la natura. non importa, magari lo imposterò dopo la seconda partita. Questo è inutile tenerlo all'inizio, dato che non abbiamo nessun modo di attivare. Solo di battaglia vogliamo qualcosa di più. Ok, molto bene. I miei saluti. Salute a te. Vediamo se questo sta giocando uno sciamano evoluzione. La luce mi protegge. O se sta giocando un face shaman come potremmo quasi aspettarci. Non so se giocare a questo punto questo oppure fare la rampa. La rampa però al turno 4 cosa avremmo da giocare? Da spazzare. Sei il mio Non ha senso fare padrone. la rampa, vediamo C'thun. Oh. Ce lo fa vedere qui? Sì, ci fa vedere che l'abbiamo buffato a 8-8. Perfetto. Tornalo fuori e combatti. Ok, potrebbe essere un face, diciamo. Udite la sua chiamata. Ascolta attentamente. Possiamo comunque risolvere il tutto con la spazzata, quindi non mi preoccupa molto per ora. È molto probabilmente un face shaman, devo dirvi. E non un mazzo evoluzione. Cerchiamo chiaramente di sopravvivere fino a pescare C'thun. Sarebbe l'idea. La situazione si fa calda. Cosa Direi di fare? andare con il Dove classico devo colpire? druido dell'unghie. Dopodiché giochiamo l'Arakoa Oscuro, che ottima provocazione, buffa il nostro C'thun notevolmente. Sta giocando carte diciamo classiche del face shaman, anche se comunque potrebbero starci anche in un mazzo evoluzione. Ok, questa mi piace pure. Potremmo rimuovere uno di questi lupi con il solo Hero Power. Vado per questo per ora. Mi sembra la giocata migliore. Sperando debba tradare con entrambi i suoi servitori. Nel mio druido. Tornalo fuori e combatti. Quanto pare no, non deve tradare con entrambi. Va bene. Abbiamo parecchie provocazioni ancora. Questa carta è inutile, adesso non la giocherò. Allora potrei fare Hero Power, giocare Bran e la recluta per andare a 9 cristalli di mana, qualcosa del genere. Fare Arrakoa Oscuro e basta. Che è una provocazione con 7. È sicuramente meglio. L'antico chiama. Vado qui.
Spero di riuscire a giocare. Non so se voglio giocare questo prima di Cthulhu o dopo, in effetti, a questo punto. Se gioca questa carta, forse gioca anche la combo con Alazil. Potrebbe. Non saprei. Però adesso sicuramente il prossimo turno è sovraccaricato completamente, quindi. Sì, farò. Una sinfonia di terrore sta per cominciare. Farò questo e eventualmente pescassi Cthulhu. Farò innervazione sicuramente. Se ha la combo con Marfel Fato e Cosa fare? la Rockfire, potrebbe quasi uccidermi. Ecco Cthulhu. Lo giochiamo sicuramente. Bellissima animazione. Bellissimo anche la sua voce, diciamo, in entrata. Ha ripulito la board, ha fatto dei danni. Abbiamo la lite al prossimo turno. Questa volta è finita. Bellissimo. Era di fatto un face shaman, quasi sicuramente. Poi siamo anche in win streak. Facciamo un'altra con questa? Dobbiamo vincere due partite standard per avere 5 pacchetti. Ho anche una missione di 7 partite totali. Perché no? Farò anche quella. Ok, teniamo la carta per la rampa. Salve. I miei saluti. Ok, i maghi, come ho visto, diciamo, sul server americano, stanno giocando un mazzo relativo agli Yogg-Saron. Chiaramente non è detto che anche su EU potrebbe giocare semplicemente un Tempo Mage o qualcosa del genere. O un Freeze Mage, perché no? Più probabilmente un Freeze Mage. Qui direi che anche se è fuori curva metterò il Raptor. La fine sta arrivando. Che facciamo? Lo rimuoviamo per questo servitore qui? Perché non potrei comunque giocare altri servitori se non lo rimuovo. Per una carta. Vabbè, ci sta. Per la natura. Non abbiamo ancora nessun buff a Cthulhu, però non mi piace questa cosa. Abbiamo una cova. Oh, giocherò Taurisa. No, non mi conviene. I tuoi servitori ti abbandoneranno. Ha comunque parecchie linee di dialogo, Cthulhu. Il dolore parla per me. Hanno puntato davvero molto di questa espansione su Cthulhu e l'interazione con i servitori. Questo potrebbe essere tranquillamente un Freeze Mage, come sembra, più che un mazzo con gli occhi saranno. Quindi non so se posso fargli pescare troppe carte. Non aspetta nessuno. Non importa, gli metto. Due cose che deve assolutamente rimuovere. Il vate della rovina potrei comunque rimuoverglielo, quindi non mi preoccupa molto. A quanto pare va per la combo col vate della rovina. Ah no, neppure. Non so se andare con l'invocatore della rovina, la mia porta è già bella grande in effetti. Potrei soltanto invogliarlo a rimuovere più cose, però considerando che posso rimuovere il vate della rovina,
Fammi pensare. Una sinfonia di terrore sta per cominciare. Va bene così. Non è un buon... c'è un buon servitore. Da dire. Ma... la sinergia. Però in effetti è fortissimo un po' tutto in questo mazzo. Ha congelato di nuovo la mia board. Presto. Il tempo non aspetta nessuno. Per la natura. Mi sta lasciando questo imperatore a terra da parecchio tempo. Forse non gli importa molto degli sconti che sto avendo. Per la forza di Ragnaros, la grande forza è con me! Allora, io ho su bordo 10, 18. Ho con una sola spazzata ho già 22 danni. Ovviamente io andrò per... Trema, folle. Per la... per questa Presto. Giocata. Perfetto. Abbiamo distrutto un primo blocco di ghiaccio. E a questo punto gli uccidiamo anche l'imperatore. Il tempo non aspetta nessuno. Sì. Adesso dovrà sicuramente giocare un altro blocco di ghiaccio se vuole sopravvivere, oppure curarsi proprio, ma ho comunque un sacco di danni su board. Che il dolore parli per me. Vuole pescare il blocco di ghiaccio a quanto pare, forse. Hai vinto. Una board troppo grande persino per un free speech. Non è servito neppure Cthulhu, questa cosa è un po' strana, ma... Abbiamo avuto 5 pacchetti e alla prossima missione 7 partite standard. Ok. Prima di fare un'altra partita vorrei costruire un altro mazzo, appunto... Devo dirvi la verità, ragazzi, non ho molti servitori con cui poter fare un mazzo decente. Insomma, mi manca Sylvanas, mi mancano le carte nel ladro per poter fare un mazzo decente, anche se ho la leggendaria. E anche nel cacciatore, in effetti, mi manca un secondo alto green e i lupi anche ancora non ho avuto. Quindi, in effetti, ancora non posso fare un mazzo decente. Allora, adesso quindi creeremo un mazzo pirata, guerriero Cthulhu. Pronti? Allora, partiamo da questo costruito... Allora, dobbiamo aggiungere i pirati. Contusione, per ora non lo so, ne togliamo una. Furia battagliera, potrebbe servirci pescare? Sì, sicuramente. Anziano del crepuscolo non è il miglior servitore di Cthulhu, dato che... La porta scudi è 7 mana, anziché mettere questo metteremo quello a 4 mana che è un po' più forte. Golfo Medico sicuramente in doppia copia. Allora, innanzitutto farei una ricerca per Cthulhu. Abbiamo in questo modo 1, 2, 3, 4, 5 accoliti che potenziano Cthulhu, 6 diciamo anche questo. E questo che beneficia di Cthulhu? Mi sembra già un buon compromesso. Dobbiamo aggiungere i pirati, abbiamo detto. Quindi
Pirata. Dovremmo aggiungere anche l'altra arma. Ok. Allora, dobbiamo sicuramente rimuovere altre cose. Dobbiamo rimuovere. Miti Mortem in doppia copia, però. Ci manca? Ci manca il bucaniere. 6-7 pirati. 7 pirati inizia ad essere interessante la cosa. Ragazzi, ho importato nel deck tracker. Lo chiamiamo Toon Assolda Pirati. Potrebbe tranquillamente non funzionare per niente. È una via di mezzo tra un mazzo Cthulhu e un mazzo pirati. Anche se comunque devo dirvi che la Miti Morte mi piace, non l'era giocata prima per via diciamo dell'altra arma, ma comunque è una buona arma, soprattutto se pompata in qualche modo. Chiaramente non la teniamo però nel regame, teniamo queste due però, anche se non posso giocare sia questo che questo, però a seconda dei casi vediamo come comportarci. Probabilmente giocheremo il nostro uomo se serve. A quanto pare dovremmo fare coin a Shardente per poi fare a turno 2 potere rune. Oppure potrei lasciarlo stare e riconservare il coin per fare Cthulhu magari dopo. Vabbè. Uccidiamolo adesso che stiamo in tempo. Oh, così mi piace. Potere eroe anche tu. Che bella. Che bella. Ping, ancora faccia? Ok, segreto. Vediamo, in base al segreto potremmo capire già se che mazzo è. Prima di attaccare però faccia, voglio provare. Che il dolore parli per me. Sì. Non si fa sfigurare. Dolore parli per me. Nessuna pietà. Ok. Entità speculare significa che potrebbe essere un tempo mage, potrebbe essere un mazzo Yogi Saron. Non credo però appunto un Freeze. Ricercato. Sì, è decisamente un tempo, un random. La carta che mi mancava, grazie, me l'hai data. È proprio quello che mi serviva. In effetti questa è proprio la situazione adatta per giocarlo. Potrei usarlo anche sul mio stesso servitore per pescare. Ma credo che farò così. Che bella melma. Non ho pescato neppure nessun cultista, tra l'altro, non posso attivare neppure questo. Ok. La provocazione. Mi conviene però pescare in questo momento, che posso. Non ha molto senso attaccare. Anche se ho l'altra arma in mano, non ha senso affrettare le cose. Tanto stiamo comunque puntando ad avere Cthulhu. Anche se lui ancora non lo sa, in effetti. Sarò il signore del fuoco. Grazie. Sì, mi fai pescare parecchio così. No? Sì? A quanto pare no. Non posso rimuoverlo a meno che non uso Miti Mortem. Quindi in fin dei conti comunque metterò la provocazione. Nasce da Aquila. Unite
Meglio attaccare. Mi sa che l'arma la dovremmo usare per rimuovere. Qui deve anche scegliere se attaccare prima o dopo con questo, perché dopo potrebbe pingare la provocazione. Ah, la fai proprio palla di fuoco. Ok. Sfortuna questo, però. Poteva attaccare quest'altro. Va bene. Va bene. Potrei fare rissa, ma ha poco senso. Probabilmente semplicemente farò mieti morte. Pescarlo prima era meglio, ma non sono più solo. Ci nasconde il futuro. Non vale l'animazione. Furia. Ok. Qui quasi sicuramente farò rissa, anche se potrei fare esecuzione su questo e attaccare qui. Ma potrei fare rissa e attaccare quello che resta. Esecuzione su quello, oppure anche colpo di scudo. Meglio esecuzione in questo momento, devo dirci. Va bene così, va bene così. Dobbiamo però pompare un po' Ktun, perché cercato. Ok, possiamo iniziare a pompare Ktun, ok, così. Perché voglio giocare questo e questo. Per poi fare potere eroe. 3, 4, 7, 2, 9. Sì. Lotta, Rogar. No, mi piace, lui non se l'aspettava che stessimo giocando un mazzo Ktun. In effetti, probabilmente non si sarà manco capito che stavamo giocando un mazzo pirata. Servo il signore del fuoco. Metamorfosi? Addirittura. Un po' fortunatello, eh. Vabbè, potrei prendermi 10 armatura. Devo scegliere. Oh. Un giorno sarò proprio come te. Hog. Ho ira demoniaca. Sicuramente aiuta. Assaggia il mio scudo. È una giocata troppo buona per ignorarla. E 49 vite mi sembrano poche. Avrei dovuto mettere anche Bran anche in questo mazzo, volendo. Ti spiace se scelgo necessità. Ok. Qui farò goal esecuzione quasi sicuramente. Siamo due carte. Ah, oh, ok, quella che volevo. E Ktun. Non è Vidal purtroppo.
Questa sì che è una combo. Mazzo pirata, ragazzi. Mi spiace, Jaina. Non concedere, fammi giocare tu, ti prego. No, no. Ah, Dio mio. Manco la soddisfazione di giocare Cthulhu. Lagga parecchio. Facciamo ancora una partita. Ok, facciamo questa partita. Allora, questo lo teniamo. Il corsaro non saprei, anche se potrebbe essere scontato. Ma non ho l'arma al momento. Quindi facciamo il mulligan per l'arma e... niente. Vabbè, vabbè. Lo giochiamo al turno 1. Potrebbe fare coin dagger, ma... vola, Polly. Non sarebbe tanto male. Non neppure. Ok. Sei il mio padrone. Gioco un mazzo Cthulhu. Interessante. Il primo avversario Cthulhu praticamente che vediamo. Allora. Potremmo fare trade, goal e arma. Oppure potrei semplicemente mettere la collina. Attaccarci dentro. All'arrembaggio. Già 10. Il ladro non ha un mazzo, cioè una carta specifica per Cthulhu, a meno, diciamo, quella che uccide e potenzia. Però non ha appunto una carta che beneficia del fatto che Cthulhu sia a 10, quindi non mi sto troppo preoccupando di questo. Potrei giocare il goal e sarebbe una buona giocata. Fammi pensare. Goal. Attacco e esecuzione. No, non ha senso. Ok. Sta bene. Allora, adesso giocherò anch'io il mio Cthulhu oriented. Anche se mi conviene fare 2-3. Sei il mio padrone. Non reparti. La seconda. La paura. La paura. Il suo è 10, ricordiamocene. Preparazione, sprint. Sprint, scatto. Vediamo. Avrà pescato il suo Cthulhu, dobbiamo supporre. Va bene, non è tanto grave. E che giochiamo adesso? Giochiamo la prescelta. Equipaggiamo l'arma? No, non ci conviene equipaggiare l'arma. Tutta colpa tua. Ragazzi, ma quanto è bello Cthulhu. Ma quanto è bella la standard, soprattutto. Senza Secret Paladin. Senza... ok. Ti abbandoneranno i tuoi servitori. Allora possiamo uccidere questo sicuramente. E
Che facciamo, porta scudi? Lui continuerà a pomparsi, però. E adesso? Oppure potrei fare goal e uccidere questi due, pescare una carta. Devo scegliere. Mi piace. Lascia da filare. In effetti lo lascio pompare ancora un po', però lo attacco, non lo attacco, lo attacco. Attacco preventivamente, anche se potrebbe magari rimuovermi qualcos'altro. Speriamo di no. Ammortimento. Ok. Lo sta pompando davvero parecchio. 15-15. Dio mio. Abbiamo pescato Cthulhu però. Allora facciamo 4, 2, attacchiamo questo. Devo scegliere. Andiamo face perché se lui non ci rimuove i nostri servitori potremmo andare per la Lethal. Sei il mio padrone. Cosa fa? Ok. È un 20-20. È un 20-20. Dio mio. La vita difficile, ragazzi. Devo sicuramente portare giù questa. Ne è appena arrivata un'altra. Devo però rimuovergli anche questa roba da terra. Ho le migliori offerte sul mercato. Che vuole fare? Potenziare ancora tu. Può andare a di. No. Preparazione. Stiamo ostinando. E non gli interessa darmi altri 10 armature. Ok. Pescato parecchie carte. Potrei giocare il mio Cthulhu, ma lui lo assassinerebbe. Ma mi importa davvero se me lo assassina? Nulla di questo mi piace. Facciamo così. Vediamo come va. È andata molto bene. Lui adesso potrebbe appunto assassinarmelo. Ok. I tuoi servitori ti considerano debole. Lui ha 4 danni, ha 5 danni su board più Cthulhu, che è un 30-30 a lui. 32. Con Bran sicuramente fa. Potrebbe fare macelli, ma. Io ho la. Ok. 34. Allora, vediamo. Miedi morte, corsaro costerebbe 0, colpo di scudo eventualmente, oppure potrei fare miedi morte, corsaro, cioè 0 e rissa, poi miedi morte, rissa e corsaro 0. La rissa è per uccidere Bran sostanzialmente. Vediamo. Perfetta direi.
Saktun potrebbe tranquillamente distruggermi, però c'è un'arma equipaggiata, quindi... Ma mica è Lita. Non lo è. Non è Lital. Che partita. Bellissima, bellissima. Quel corsario del terrore ci ha salvato con le sue 3 vite.